Amici sportivi, torniamo su Pro Evolution Soccer 2018 per continuare la nostra rubrica settimanale sulla UEFA Champions League Retro anno 2017-18. Da quest'oggi, da questo nuovissimo episodio, andremo ad iniziare con la S Roma, visto che con il Napoli siamo usciti alla semifinale contro il Barcellona. Peccato, abbiamo fatto un bel cammino comunque con la squadra partenopea. Quest'oggi inizieremo con la Roma. Questo sarà il nostro girone abbastanza tosto, perché c'è Chelsea, Atletico Madrid e Copenaghen. La prima partita che andremo ad affrontare in questa Champions sarà proprio contro i danesi del Copenaghen. Non mi voglio prolungare più di tanto, vi aspetto nel rettangolo verde per commentare insieme Roma Copenaghen. Buona visione. Stadio Olimpico di Roma, la prima del girone contro il Copenaghen, contro i danesi. La Roma vuole stupire in questa Champions. Eccole qua le due formazioni che stanno facendo proprio adesso il loro ingresso in campo. Mamma mia che Roma che ci fu in quella in quell'annata. Se non ricordo male, poi arrivò in semifinale di Champions League, dove ai quarti batté per 3-0 il Barcellona. Ora però andiamo a sentire insieme l'inno della UEFA Champions League. Ci siamo, foto diritto, come avete potuto ascoltare dall'inno della Champions. Non c'è stato l'urlo dei Champions dell'Olimpico, perché in quell'annata la prima tifoseria che intonò il coro Champions dei Champions fu quella partenopea. Quindi sul gioco naturalmente non hanno inserito quella delle altre squadre italiane. Queste le due formazioni che scenderanno in campo in questa partita. Si parte, tutto esaurito qua all'Olimpico. Mamma mia, Roma-Copenaghen con i giallorossi in possesso di palla in questo inizio di partita. Parte la Roma con il Dzeko, bello Strootman, va a lanciare El Shaarawy sul settore sinistro del campo. El Shaarawy va al traversone per Dzeko sul primo palo, interviene così l'estremo difensore danese. El Shaarawy aspetta Strootman che va subito al traversone. Dzeko ancora l'estremo difensore danese, insiste però la squadra giallorossa con Perotti che va a concludere, viene murato centralmente. Nainggolan che si gira bene, Nainggolan poi va al destro, si oppone ancora una volta il numero uno danese, protagonista fin qui in questa partita. L'illusione murata, El Shaarawy di testa, palla per Kolarov che va al traversone per la testa di Perotti, palla fuori di un soffio, palla gol per la Roma. È la terza di questo primo tempo, da rivedere El Shaarawy. Kolarov, traversone tesissimo, mamma mia Perotti, si divora letteralmente il gol del vantaggio. E la palla di El Shaarawy, poi Dzeko, la finta di Edin Dzeko, destro, rete, Edin Dzeko, Roma 1 Copenaghen 0, proprio nel finale del primo tempo la sblocca il bosniaco dopo la palla recuperata dal faraone. Da rivedere. Qua volevo fare una finta di tiro, invece mi ha tirato. Poi bravo però El Shaarawy che ci crede, finta di tiro di Dzeko che va a buon fine. Poi conclusione sul palo più lontano, nulla può l'estremo difensore danese. E passiamo avanti in questo finale di primo tempo. Kolarov, avanza Kolarov, palla per El Shaarawy, di ritorno per Kolarov che va alla traversone. Dzeko la schiaccia male, malissimo Edin Dzeko. Vicini però al raddoppio in questo inizio di ripresa. Florenzi, under di tacco, Florenzi va al traversone, colpo di testa di Schick, palla fuori di un niente. Questa Roma non riesce a chiudere la partita, ma gioca un calcio spettacolare la squadra di Eusebio Di Francesco. Inizia, occhio perché il Copenaghen, mamma mia cosa ha parato Allison all'89esima. Non c'è più tempo, amici sportivi, la prima del girone è giallorossa.
Siamo in Inghilterra, siamo esattamente allo Stamford Bridge di Londra per la seconda partita del girone Chelsea-Roma. Partita ad alta quota perché il Chelsea nella prima partita ha vinto contro l'Atletico Madrid, se non ricordo male. Ora, l'inno della UEFA Champions League. Mamma mia, quell'anno il Chelsea aveva una squadra fortissima, Hazard, David Luiz, tanti giocatori importanti, Rudiger, Fabregas, Kanté, mamma mia che formazione, William, Courtois in porta, Pedro, bisogna stare attenti alla formazione dei Blues, la nostra Roma è questa, Alisson in porta, Florenzi, Fazio, Manuela Scolaro in difesa, Nainggolan, De Rossi, Strootman, centrocampo e Sharawi, Dzeko Perotti, il tridente offensivo. Hazard, palla per William, uno contro uno, fa fuori Nainggolan, va al traversone, mamma mia, Alisson sulla testata di Diego Costa, a tu per tu l'estremo difensore giallorosso, ci mette una pezza e salva così il possibile 1-0 dei Blues dopo pochi minuti. Dopo esattamente 4 dall'inizio, occhio ad Pedro, conclusione murata, insiste il Chelsea che arriva il gol, e arriva il gol del vantaggio con l'esterno destro Moses, pescato molto bene da Hazard, da rivedere il suo traversone, anzi era spiliqueta, palo dopo il colpo di testa, poi torna sui piedi di Moses con Alisson ormai messo fuori uso visto che si era tuffato. Chelsea è in avanti di una rete a zero. Defilato a retroso per Kanté, Diego Costa, palla dentro, mamma mia la conclusione di William, bravo Alisson, Diego Costa destro, Alisson si distende alla sua sinistra, ancora il Chelsea che prova ad affondare il colpo. Ancora Diego Costa, bellissimo per il 2-0 del Chelsea all'ottantesimo, nulla da fare, troppo forte questa squadra per la nostra Roma, da rivedere la conclusione mancina di Diego Costa, assist di William, gran tiro di prima intenzione, Chelsea 2, Roma 0, c'è più tempo, finisce così allo Stamford Bridge, Chelsea batte Roma 2-0. Questa è la classifica del gruppo C, rettifico perché prima di Chelsea-Roma dissi che il Chelsea era in testa, invece è l'Atletico Madrid che era in testa, il Chelsea aveva 0 punti, ci aggancia al secondo posto comunque, naturalmente avanti negli scontri diretti visto che abbiamo perso poc'anzi, Copenaghen rimane a quota 0, sarà dura passare questo girone ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Io intanto vi saluto per questa per questo episodio con la Roma, abbiamo giocato le prime due partite, dal prossimo giocheremo le altre due, giocheremo con il Copenaghen la terza e poi, anzi pardon, con l'Atletico Madrid la terza, l'ultima di andata, poi la quarta e ritorno sempre con l'Atletico Madrid. Vi ringrazio di aver visto questo UEFA Champions League Retro 17-18 con la Roma. Gabbino 90 vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti.